Come promesso, parliamo di cinema. Tanti appassionati che in questi mesi purtroppo hanno dovuto, insomma, arrangiarsi come potevano con le sale chiuse. Adesso si parla di possibili riaperture prossimamente con ingressi contingentati, tamponi addirittura prima di andare al cinema. Insomma, la situazione è complessa. Gli eventi comunque hanno saputo riorganizzarsi in un certo qual modo, spostandosi online, senza pubblico. Insomma, per fortuna l'industria non si è fermata del tutto. Parliamo del Los Angeles Italia Festival, si tiene ad Hollywood. Avremo, insomma, parecchi eventi all'interno della manifestazione, un omaggio a Ennio Morricone, la proiezione di Pinocchio, di Matteo Garrone e tanto altro. Per parlarne abbiamo con noi Pascal Vicedomenica, il fondatore di Los Angeles Italia. Pascal, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, una nuova occasione, l'abbiamo detto, il periodo è quello che è, però per celebrare il cinema italiano, forse siamo noi italiani solo che non riusciamo ad apprezzarlo fino in fondo, che ne pensa? No, non penso che affatto, penso che siamo uscendo, voglio essere ottimista, da una situazione incredibile che nessuno si aspettava. È evidente che l'industria dello spettacolo ha subito un trauma. Adesso però mi fa piacere parlare di rinascita. Penso che tutti quelli giovani o meno o meno pseudo giovani come me, ex giovani, ecco, abbiano il dovere di impegnarsi per far sì che si cominci a guardare al futuro con un fare propositivo. In tal senso io organizzo dal 2006, ovvero da 15 anni, una kermesse che è diventato un classico appuntamento alla vigilia degli Oscar, Los Angeles Italia, e anche quest'anno, sia per la mia personale tigna, ma anche per la spinta che abbiamo avuto dagli americani, che hanno detto assolutamente tu non puoi mollare, loro hanno ripreso ad entrare nelle sale a vedere i film dal 30 di marzo, ho detto guarda, tranquillamente puoi andare avanti nel Chinese Theater, e quindi siamo lì. Oggi cominciamo, tre momenti molto importanti. Ha parlato dell'omaggio a Ennio Morricone che faremo vedere qui diretta sul sito internet della manifestazione losangelesitalia.com e sui social media del festival, Instagram, Facebook e quant'altro, e oltre che appunto sulle piattaforme Eventive e My Movies, con per Ennio Morricone, il suo figlio Andrea e Andrea Griminelli, quindi una performance speciale anche questa grazie alle tecnologie. Poi un'ora dopo, alle 19, per i fan della musica, penso che Laura Pausini goda di tantissimi fan anche su RTL, ci sarà la nostra Laura con Diane Warren, Nicolò Iardi e Edoardo Ponti, che saranno incontrati, scherzeremo, saranno premiati. E poi subito dopo, alle 20, ci sarà l'incontro con Matteo Garrone, Federico Iapi, il piccolo attore bravissimo che ha fatto Pinocchio, Massimo Cantini Parrini, il costumista candidato all'Oscar, e i truccatori, i parrucchieri, anche loro candidati all'Oscar. Molto bene, molto bene. L'unica, quindi, insomma, questo l'unica persona che riuscirà a partire, scusami, finisco questa cosa, l'unica persona che riuscirà a partire e potrà partire e potrà essere agli Oscar è Laura Pausini, perché gli altri non hanno avuto il permesso, in quanto come me, che in questo momento non vi parlo da Hollywood, ma vi parlo da Roma, perché non avendo ancora diritto al vaccino siamo rimasti qui a Roma, e quindi Laura invece dovrà cantare, e quindi per uno show mondiale, insomma, con miliardi di spettatori, ha avuto questa possibilità di andare lì a esibirsi a Hollywood domenica prossima. In una battuta, il cinema italiano com'è vissuto in America? Come ci vedono? Guardate ragazzi, l'Italia è vissuta benissimo ovunque nel mondo, spesso siamo noi italiani a non esserne consapevoli, ma in ogni sua manifestazione l'Italia è un riferimento fondamentale, in quanto ha creatività, accoglienza, stile, siamo veramente i più fighi di tutti, e lo sono malgrado tutto. Ci piace. Quindi è bisogno che ognuno di noi, sempre con i piedi per terra,
sia consapevole della tradizione, della storia da cui proveniamo, per essere sempre di più all'altezza e spingere, perché veramente possiamo soltanto noi farci del male. Una volta, e con questo chiudo, mi disse Quentin Tarantino: Pascal, what's the matter? The only people who has problem with the Italian, with Italy are the Italians. Cioè, le uniche persone che hanno problemi con l'Italia siete voi italiani. Sono gli italiani, e questo insomma dice molto. Allora, noi ci auguriamo davvero che questa 16ª edizione di Los Angeles Italia Festival sia anche un po' d'auspicio per la ripartenza, per la riapertura delle sale cinematografiche in Italia. Ci per la rinascita. Un grande bisogno. Le piattaforme losangelesitalia.com. Pascal Vicedomini, fondatore di Los Angeles Italia, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo. Vivi al lupo.